La giornata della memoria serve a ricordare l'olocausto, che a dire la verità più che olocausto è distruzione, quindi sarebbe meglio usare la parola Shoah. Si ricordano le vittime dei campi di sterminio tedeschi. Non c'erano soltanto gli ebrei erano la parte numericamente predominante, poi c'erano gli zingari, poi c'erano gli omosessuali, i testimoni di Geova, le lesbiche, e coloro che in un modo o nell'altro, o politicamente o per altri motivi, erano invisi al regime. Io vedo che la gente sta diventando indifferente, non ci crede più, non so, alla vita, non... Si stanno verificando dei particolari che la gente non ci crede a niente più, no. Anche perché politicamente stanno succedendo delle cose che ti invitano proprio a non credere più a certe cose, ecco.